Ragazzi, un saluto alla vostra Startide! Ieri c'è stato il box opening, quindi oggi farò l'estratto live, così almeno chi è che non è riuscito a vedere il box opening, se lo riesce a vedere almeno spezzettato, senza vedersi due ore di roba, di cataprasima, vi capisco, state tranquilli, io sono qui per voi. Qui a sinistra trovate un piccolo spoiler, ovvero dovrebbero essere 12, abbiamo trovato di tutto, ragazzi, mi stavo vergognando. In chat si stavano dissociando in tutti, vabbè che ogni tanto io lo dirò perché tutti si dissociavano. No, ma come? Ma quanta roba stai trovando? Cos'è questo e quello? Ma come? Ho dedicato anche delle mega casse, ragazzi, quindi si sentirà anche quello. Vi lascio al video. Allora, ciao Riccuzzo, ciao Martina. Ok, spero di riuscire a salutare a tutti. Finora ci sto riuscendo. No, così a schiaffo. C'è uscita a schiaffo il gadget di Tic, che mi sta benissimo perché mi mancava. La mega cassa, esatto ragazzi, appena apro le mega casse le vado dedicando a tutti, va bene ragazzi? Vado dicendo i nomi. Ah. Ok, no. Ragazzi, che esce? Star Power o gadget? Iii, la Star Power di Byron, non ci credo! La Star Power di Byron non c'è uscita fuori, niente. Dobbiamo farcela a 9, ragazzi. Mi voglio trovare veramente la Star Power. Me la voglio trovare perché Stack è molto utile in alcune mappe. E qua ci sta Stack. No, no, di nuovo. Ragazzi, ecco lo skip. Ecco lo skip. Ok, la Star Power. Di Semino, quella che serve! Attiva lo scudo, questa finalmente! Schifo! Alleluia! Ora posso usare Semino! Oh, ragazzi, un altro skip. Un altro skip, cioè. Va bene. Alleluia! Sia lodato! Lo devo scrivere nel calendario, finalmente! Non è più inutile il cane, finalmente! Allora, facciamo così. No, di nuovo. Di nuovo, veramente sta facendo schifo sto box opening. No, ma io non ci credo. Allora, se hai trovato no, Giuseppe, ancora no. Ciao, Giuseppino. Ok, altra Star Power per Colettina. E mi sta assolutamente bene. Sicuramente qualcuno me l'avrà detto, ma non l'abbiamo letto. Di alzare Bell a livello 7. Non l'ha scritto nessuno. Strano. Di solito qualcuno. Ah, sta fai bella a livello 7. Così almeno ci prendi il gadget. Niente, me lo sono ricordato io, ragazzi. Non vi preoccupate. Però scusa, siccome bella è molto utile in certe mappe, facciamola a livello 9. Così la gente è felice anche di vedere che la salgo fino a livello 9. Ragazzi, schippettino. 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 Vai. Mamma mia. Sì! Ma che fortuna. Mamma mia. No, incredibile, veramente. No, ancora. C'ho le casse enormi rotte. Cioè, uno shoppa le mega casse per non trovare nulla. Io c'ho le casse enormi. Prende e mi trova le robe a caso. Ma dai. Sì! Eccolo! Eccolo! Ci abbiamo ancora da aprire tutte le mega casse, la percentuale ancora dei leggendari. Non ci credo. No, vabbè, niente. Non ci no, veramente, no, sono scioccato, in chat stanno impazzendo perché non è normale. Cioè c'è uno che ha aperto tutto il pass e poverino non ha trovato nulla e si è tiltato male e mi è dispiaciuto tantissimo per lui. Andiamo avanti. Visto che abbiamo due pacchettini, io mi aprirei il pacchettino dell'emoticon adesso, uno solo, l'altro lo apriamo alla fine. Due contatti. Il pollicione di 8 bit che ce l'hanno nerfato malissimo, che non serve più a nulla, poverino. Ma Mediara, Abdul, Giadina, Manu BS e Cherry.
Vediamo se mi fanno trovare tutti e cinque qualcosa. Beh, non ci credo. Vediamo se ci esce il leggendario di qua. No! No! Sì, va bene, perché è quello di stecca, però volevo il leggendario. Va bene, va bene, va bene. Non facciamo gli ingordi. Va bene. I fratelli Toxic. Ci sta Alessandro Campagna. Ci sta Mutley, Andrea Vergottini e Selo Suelo. Mi avete sentito, vero ragazzi? No, non ci credo di nuovo. Non ho più voce per urlare. Non può essere. Si è rotto. Sì, va bene. Che serviva questo per usarla. Gadget più lo scudo. Non si ferma più, Bell. Montasir, Sasso, Iris Pro Gamer, Stratu Nikita, Gix Lupetto e Luca Allegro. Può capitare comunque. Due skip. Ma che stai dicendo? Il gadget di Stura Lavandino. Ok, ok. È uscito anche il gadget di Pocio. Ci voleva. Anche se tanto preferisco l'altro, che forse già c'ho. Quindi Pocio l'abbiamo anche maxato. Il pacchetto delle reazioni è dedicato a tutti gli iscritti che si sono iscritti mesi fa, che si stanno iscrivendo oggi e che si iscriveranno in un futuro. E spero che avranno un bel futuro insieme a me. Andiamo! E anche a chi ha lasciato mi piace. Ci sta il pollicione per Ems. Va bene, ci sta anche Bombardino e il signori, la signorina Iris. Ogni volta dico il signor Iris, in realtà è donna. Dai, per favore, qualcosina. Ancora! Mamma mia! No, ok, è buono. Buono lo scudo. Serve per lui, poverino. Serve come? Che ti veramente ti gira sotto sopra la partita certe volte. Va bene, buono. Allora ragazzi, andiamo a fare il remake di tutto quello che abbiamo trovato. Allora, fatemi vedere. Abbiamo trovato il gadget di Tick, ovvero lo scudo, l'autodistruttore, che è perfetto contro Edgar che rompe le balle. Vero Toxic? Allora, poi ci sta il gadget di Stura Lavandino, che è molto utile per andare ad accelerare e rompere di più le balle con la torretta. Abbiamo maxato il pocetto perché mancava solo la star power, quella che dovrebbe togliere tutte le robe brutte. L'ho selezionata per sbaglio, ma va bene. Il signor Stecca, perché me lo sono portato a 9 in live, ragazzi, appunto per trovare la star power. Infatti ce l'ha trovata, avrei preferito l'altra perché questa in effetti corre. Ma vabbè, non fa nulla, tutte sono utili le star power, ragazzi. Poi c'è uscito il signor Semino, la sua star power è bellissima, quella proprio bella, che te ne vai in mezzo ai cespuglietti e ti mette lo scudo. Questa è molto utile per evitare che io esca pazzo ogni tanto nei video. Poi se non sbaglio c'era anche Byron, ci ha trovato la star power giusta, ovvero quella che trapassa le persone, ovvero i nemici, anche i personaggi nostri, i compagni, in modo che mentre sta curando può andare ad avvelenare gli altri. Abbiamo beccato pure il gadget di Colette, che non so a che caspita serve perché non l'ho mai usato. I danni causati dal colpo successivo all'attivazione del gadget variano a base della salute massima del nemico colpito oppure sono... Ok, se non erro dovrebbe essere che più vita c'ha il brawler più danno dovrebbe fare, li dovrebbe tipo raddoppiare. Aiuto, devastante. Il signor Lu che ci ha beccato lo scudo. Mamma mia, l'utilità che ho trovato in tutti i gadget oggi veramente è bestiale. Lu ti gira completamente la partita sotto sopra con quello scudo, ragazzi, che si rende odioso quando stai per killare e invece ti killa lui, cattivo. Ce ne dovrebbero essere altri due, che sono il cagnolino, che io ho esultato in una maniera terribile. Ho detto mamma mia, finalmente, perché il cane senza il gadget è inutile, ragazzi, non serve a niente il cane senza il gadget, poraccio, perché c'ha poca vita, quindi si deve almeno difendere con gli ostacoli che piazza. E per ultimo e non meno importante, ci abbiamo maxato, quasi maxato, perché l'altra star power non lo so, non mi piace molto, preferisco questa con lo scudo che c'è il 25% in meno per quanto riguarda i danni. Ci abbiamo trovato anche il gadget, la trappola, veramente bellissimo per Edgar quando ti insegue malissimo e ti vuole male. Ragazzi, questo è tutto quello che ci abbiamo trovato in live. Spero di non aver saltato nulla.
Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate e condividete. In descrizione trovate Instagram per chi volesse scrivermi, followate. Ci vediamo in live alle 5 del pomeriggio, come ogni giorno. Brawl Stars e Stumble Guys. Ciao! Ciao 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 ciao! Quanto sei carino con la linguettina bella!